saranno tre artisti all'interno di questa rassegna che si chiama Unicum Racconti al Museo, tre artisti per la verità della nostra terra. E il primo è Benedetto Gennari, il secondo sarà Simone Cantarini e il terzo Guido Reni. E in particolare questa Madonna col Bambino, che viene qui presentata per la prima volta, è un inedito, è stato possibile identificarla come un'opera che Benedetto Gennari ha eseguito nel suo lungo periodo, nella sua lunga stagione a servizio delle corti europee. In particolare, proprio alla corte d'Inghilterra, si trova ad operare sia per i due re e due regine e per il loro apparato anche iconografico, sacro, che metteranno in piedi, ma anche per molte figure che sarà famosissimo all'epoca per i ritratti. E però in particolare anche realizzò, e lo sappiamo dal suo libro dei conti, realizzò questo dipinto, questa Madonna col Bambino, regalandola a Edouard Petre o Petrit, che era un gesuita, il consigliere spirituale sia delle regine che del re, che si avvicendarono, e in particolare questo è un dipinto che lui realizza, è il 111esimo che realizza a Londra, e lo realizza appunto subito dopo la morte del primo re, Carlo II, e quando questo gesuita era un po' la figura politica eminente e spirituale eminente dell'epoca. Un personaggio che poi fuggirà qualche anno dopo assieme al re, costretto alla fuga da Guglielmo III d'Orange. E il dipinto molto probabilmente rimane a Londra e verrà portato invece in Portogallo, sia quasi la certezza di un recupero da parte di Caterina di Braganza, che era appunto la regina sposa di Carlo II. E dopo la morte del marito lei resterà ancora qualche anno in Inghilterra e tornando in Portogallo porta con sé una serie di quadri che si stanno riemergendo in Portogallo, come questo dipinto che è proprio emerso in un'asta portoghese nel 2020. Assieme al fratello Cesare Gennari erano entrambi figli della sorella di Guercino e di un altro pittore che era Ercole Gennari. Guercino coltiverà una specie di, nella seconda parte della sua vita, una specie di bottega familiare, e sia Benedetto che Cesare saranno gli aiuti dell'ultimo periodo e saranno quelli che erediteranno la bottega quando nel 1666 Guercino morirà. E di lì a pochi anni, appunto, Benedetto partirà per un'avventura europea che lo farà stare sia per alcuni tempi anche proprio alla corte del Re Sole. E lì realizza anche dei ritratti straordinari. Nel catalogo che correda la mostra sono presenti molti inediti e ritrovamenti recenti, uno dei quali è proprio anche un ritratto del capitano delle truppe del Re Sole, uno dei personaggi che poi sono stati resi noti e famosi anche in alcuni romanzi, tipo anche il cattivo di Cyrano di Bergerac viene ritratto da Benedetto Gennari, e lo troverete in due ritratti all'interno del catalogo.